I rapporti fra Selma e Comune, gli echi delle trattative per individuare una via d'uscita dal contratto relativo all'acquisto degli edifici di via Brenta restano fuori dal Palazzo di Giustizia. In procura si lavora per mettere ordine alla documentazione in vista della richiesta di rinvio a giudizio che, a quanto se ne sa, non dovrebbe riservare alcuna sorpresa rispetto al contenuto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. I destinatari del provvedimento sono stati Renato Cobau e Fabio Mungai, in qualità rispettivamente di amministratore delegato e dirigente della Selma BPM, per aver conferito la procura a Vincenzo Gallo e a Roberto Baldassarre di sottoscrivere l'atto di subentro nel contratto di leasing del Comune di Lecce. Anche Gallo e Baldassarre, funzionario e agente della Selma, sono indagati. I loro nomi si aggiungono a quelli di Massimo Buonerba, l'ex consulente legale dell'allora sindaco Poli Bortone, Ennio De Leo, ex assessore al bilancio del comune, Pier Giorgio Solombrino, ex dirigente dell'ufficio tecnico, Roberto Brunetti, tecnico dell'ufficio patrimonio di Palazzo Carafa, Pietro Guagnano, legale rappresentante della Socoge, Giuseppe Naccarelli, ex dirigente del servizio economico finanziario del comune di Lecce e Maurizio Ricercato, il tecnico che su incarico della Socoge avrebbe redatto una falsa perizia di stima dei due immobili. Nei guai è finita anche la Selma BPM, la società milanese di leasing, è indagata come persona giuridica nell'inchiesta sui palazzi di via Brenta e rischia una sanzione per illecito amministrativo. Illecito contestato sulla scorta del decreto legislativo 231 del 2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti. Ma un'eventuale adesione della Selma alle richieste del Comune forse potrebbe far venir meno l'illecito amministrativo.